una partita di solidarietà tra i dipendenti europei, quella che oggi, nonostante la pioggia, si è giocata presso l'Endro Sport Club di San Giovanni La Punta, organizzata dalla Liga High Tech e patrocinata dal sindaco del comune stesso, Andrea Messina. L'iniziativa Trofeo Intersite, autofinanziata, non a scopo di lucro, arriva alla sua nona edizione e rappresenta uno scambio culturale che accomunerà attraverso lo sport i dipendenti dei diversi siti. ST Microelectronics come Catania, L Foundry come Avezzano, Air Liquid Meridionali Impianti, per un totale di 350 partecipanti. La manifestazione è stata voluta da Sebastiano Roggio e Claudio Gamuzza, due dirigenti sindacali della FIM. Rappresenti la Francia, quindi cosa puoi dirci di questa iniziativa? Questa iniziativa l'abbiamo fatto con Giuseppe Principato, è un sostegno ai dipendenti della Micron internazionale. Questo è un cambio tra Francia, Italia e diverse regioni italiane. Il Trofeo Intersite è un torneo di calcio a 7 che è organizzato ogni anno ormai da 9 anni tra le aziende ST Microelectronics, Tresan, Micron, e ogni tanto invitiamo anche altre aziende locali per fare anche un po' di fratellanza tra le aziende anche di comparti diversi. Noi siamo qui quest'anno oltre per ringraziare i nostri amici di Catania e per supportarli per le problematiche che stanno avendo, ma anche per ricordare una nostra amica che è venuta a mancare, che era la presidentessa del CSR, del nostro centro sportivo, che si chiamava Loredana Dami. E quindi, siccome tutti noi organizzatori la conoscevamo benissimo perché stava sempre parte la mente organizzativa di questa manifestazione organizzata da noi ad Avezzano, e quindi abbiamo questa doppia motivazione per partecipare a questo evento.